questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Bene, lasciamo Adriano Celentano. A dire il vero, volevo iniziare, poi non mi è partita la canzone, ma volevo iniziare con un altro brano, e sapete perché? Perché nel 1990 Nelson Mandela viene eletto vicepresidente del Congresso Nazionale Africano, e nel 1990 ha inizio la guerra del Golfo. Saddam Hussein attacca con le sue truppe l'Iraq. Si uniscono le due Germanie e siamo sempre nel 1990. Premio Nobel per Michael Gorbaciov. E non è finita qui, perché la nazionale tedesca vince i mondiali di calcio in Italia. Ma non vi parlerò certamente, né di me, tantomeno, ma neanche di calcio. Io vi dico una cosa, che nel 1990 vede la luce di questo mondo una ragazza, una paffutella, con gli occhi azzurri, quasi argentati. E le daranno il nome di Doron, significa dono, e di Theos, e significa un dono divino, è un dono di Dio. Questa ragazzina è effettivamente un dono di Dio. E noi oggi non ci crederemo, non ci crederete, neanche io quasi quasi ci credo, quindi non so voi, ma abbiamo la possibilità di averla qui con noi. E quindi io direi, stimatissimo pubblico, facciamo un applauso al dono divino che risponde al nome di Dorothea Wierer. Io adesso vorrei vedere se ce l'abbiamo già in linea. Sento importante, ecco, è nata nel 90, qualcosa vi ho già detto di quello che è successo, e vorremmo capire qualcosa più della tua vita. Herzlich willkommen, vielen herzlichen Dank, danke, dass bei uns danke, danke, danke. Große Freude, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu sein. Danke dir. Ja, danke, Henk. Danke, danke. Doro, parliamo in italiano, se non ti dispiace, che se siamo in sito. Nessun problema, anzi. Ecco, benissimo. Beh, io sono in Toscana, quindi sono già un po' abituato. Tu non so, dove sei nel sono mondo? Appena arrivato al Lago di Garda. Al Lago di Garda, benissimo. Com'è il tempo? Bello. Benissimo. Bello, vero? Neanche una nuvola oggi. Senti. Grazie tante, no, non ti rubiamo molto tempo, perché vorremmo che tu ti godessi quegli uliveti e quel paesaggio splendido. A proposito, oggi è la giornata dell'ambiente, quindi è un giorno molto importante. Certo, si parla sempre di sostenibilità e così via, ma è davvero venuto il momento anche di fare qualcosa per l'ambiente. Ma anzi, iniziamo subito con questo, Doro. Che rapporto hai tu con la natura, con l'ambiente? Vedo che ti trovi in un bel posto in mezzo a questa lussuria verdeggiante. Che rapporto hai con il tuo ambiente, con il Südtirol, con il tuo Arntol, con la Valle Orina? Beh, diciamo che sono cresciuta lì, quindi per me sono molto fortunata da quel punto di vista. Quindi sono cresciuta in mezzo alla natura, e in mezzo alle montagne, e quindi poi facendo comunque da ragazzina già sport, ero sempre fuori in mezzo alla natura, quindi... direi che è stata un'infanzia anche molto bella. Molto bella. Siamo fortunati, no? A vivere in mezzo alle montagne è una fortuna, no? Effettivamente. No, beh, quello sicuramente. Alla fine
Abbiamo tutto, possiamo goderci i nostri sentieri, se vogliamo andare con la mountain bike, con la bici da strada, farci le nostre camminate, e baite, bere qualcosa, quindi quindi tutto fantastico. Senti loro, tu a 18 anni esordisci in Coppa del Mondo a Oberhof, ma vinci già prima delle cose importanti e quindi nel 2010 e nell'11 hai già vinto tantissime cose. E quindi io vorrei chiederti, la domanda che volevo farti, ma ci si abitua a vincere e ancora prima, quando è che o c'è stato un momento nel quale hai capito che davvero potevi vincere tutto quello che poi hai vinto successivamente, parliamo di campionati del mondo e via dicendo. No, beh, diciamo che da ragazzina era già abbastanza forte, no? Mi veniva abbastanza facile, non allenandomi tantissimo. E poi man mano, ovviamente, quando ho fatto il salto da junior alla categoria senior, lì ho patito un po', anche perché non sapevo ancora bene quello che volevo nella mia vita, no? Se volevo veramente fare sport o se volevo fare magari qualcos'altro. E quindi sono arrivata poi al punto dove ho deciso di impegnarmi molto di più e essere una vera professionista e da lì in poi ho iniziato di allenarmi veramente seriamente e poi niente, è andato così, cioè nel senso è arrivato il primo podio in Coppa del Mondo, abbiamo vinto la prima medaglia ai mondiali insieme alle ragazze in staffetta femminile e quindi questo è stato un po' il punto di partenza, direi. E poi sì, ci si abitua magari a essere al top, no? Tra le prime atlete. Ovviamente un giorno quando non, le cose non girano bene non è più così divertente, no? Sei molto più deluso Chiaro. e apprezzi anche molto meno, no? Cioè nel senso ti abitui un po' al successo e quindi Certo. quello è un po' l'errore, secondo me bisogna sempre apprezzare ogni singolo piazzamento buono che si fa. Certo, infatti tu una volta hai detto che a soli 10 anni sei stata contagiata dal virus biathlon, grazie anche ai tuoi fratelli, ma grazie anche alla magnifica conca della Valle di Anterselva, no? Che quindi ti ha sicuramente anche aiutato e spronato a intraprendere questo sport che fino a poco tempo fa in Italia non era assolutamente comune, no? In quant'è che lo guardavamo? In pochi, nei paesi tedeschi magari sì, ma qui da noi, insomma, il biathlon non era molto famoso, no? No, beh, sicuramente quando ho cominciato io, ovviamente c'erano i campioni degli anni 90, poi è stato un calo, ovviamente quando si fa meno risultato, quindi diventa anche meno spettacolare per il paese, no? E quindi quando sono poi arrivati i primi successi con le staffette, eccetera. All'inizio c'era tanta gente che chiedeva cosa fosse il biathlon, no? Cioè, nel senso c'è tanta gente che non si confondeva magari un po' con il triathlon, no? E quindi e quindi sì, adesso ovviamente facendo tanti risultati abbiamo una squadra molto forte e ovviamente ci sono sempre più appassionati di questo sport e anche uno sport bellissimo secondo me che regala veramente tanta adrenalina, non solo a noi atleti e tecnici, ma anche ai tifosi, direi. Sì, io vedo proprio l'importanza anche di motivare i giovani. Da poco tempo noi in Alta Badia, San Cassiano, abbiamo un piccolo centro biathlon e vedo che è molto seguito anche dai ragazzi. Forse anche il fascino, no? Non solo di far fatica, ma anche di prendere in mano una carabina e sparare a un bersaglio. Ha un suo fascino questa cosa o tu la vedi come se avessi la racchetta da tennis, una tennista? No, beh, alla fine, soprattutto da ragazzino, sembra essere, è un gioco, no? Cioè, nel senso, è come se andassi tipo a Luna Park e spari Sì. in giostra, no? Cioè, nel senso, è molto divertente. E poi sei comunque con un gruppo, con i tuoi compagni e ti diverti, no? E diventa come una seconda famiglia quasi, no? E Certo. ovviamente quando ti trovi bene con altri compagni diventa tutto molto più divertente ancora, no? C'è un si costruisce tipo un legame, diciamo, no? Sì. C'è chi dice che tu sei la biatleta perfetta perché vai bene sugli sci, spari bene,
Sei estremamente veloce con la ricarica, ma vorrei soprattutto chiederti una cosa. Allora, vorrei fare un piccolo ragionamento. Tu sai che Bob Behnken e Doug Hurley, che sono i due astronauti che sono stati mandati nello spazio qualche giorno fa, sono entrambi non più giovanissimi. Bob ha 50 anni e Hurley è del 66, quindi ha 54 anni, e sono stati scelti dalla NASA, sai per quale motivo? Perché hanno il sangue freddo, sono stati messi in situazioni impossibili da gestire per un comune mortale, e questi due giovanotti, non più giovanotti, sono adesso nello spazio perché hanno la capacità di avere il controllo della situazione. Io vorrei capire che cosa passa nella mente di una biatleta, di una Dorothea Vira, quando si trova all'ultimo poligono con la sua avversaria vicino, sbaglia il primo colpo. E dice: cavoli, qui non solo butto via l'oro, butto via una medaglia. Che cosa ti passa in testa in quel momento? Beh, dipende sempre dalla situazione, dalla forma che hai, in che stato sei, e ogni tanto sei più consapevole di per cosa stai lottando, ogni tanto meno, no? Dipende anche molto dalla stanchezza mentale, ogni tanto sei molto più concentrato e riesci a concentrarti solo sulle cose che devi veramente fare, senza ascoltare il pubblico, eccetera. Invece ci sono anche giorni dove senti ogni singolo tifoso, cioè nel senso ascolti tutto, no? Gli avversari, i tifosi, magari quelli che lavorano dietro al poligono, e quindi dipende proprio dalla giornata, direi. Cioè nel senso poi ovviamente un po' di talento devi avere per rimanere concentrata, perché sennò diventa molto difficile. Certo. Ma poi nel tempo ti rimane qualcosa? Allora, l'ultimo poligono con la Roiseland, no? Tu apri, sbagli, lei sbaglia, esci prima di lei ti raggiunge. Tutte queste sensazioni, che sono tantissime sensazioni, pochi minuti, queste sensazioni lasciano qualcosa nel tuo animo, qualcosa di bello o di faticoso? O poi, una volta che tu hai fatto, che tu hai concluso la tua gara, no, non se ne parla più e si pensa già alla prossima. Ogni tanto hai gli incubi o i No, momenti di gioia la notte quando ti svegli. beh, quello è l'incubi, no. Cioè, io sono in generale un'atleta molto ansiosa, quindi ho sempre molta paura magari anche di fallire o non essere all'altezza. Però alla fine bisogna anche accettare quando si perde, no? Cioè, nel senso, quando qualcuno è più forte di te, bisogna accettarlo, no? C'è poco da fare, non devi trovare mai scuse, no? Però ovviamente per dire, quando alla mass start la Roiseland mi ha passato l'ultimo giro, io no, proprio non ne avevo più. Cioè, nel senso, sono andata bene i primi 4 giri e poi l'ultimo non ce la facevo più di testa e il mio fisico è tipo crollato, no? Cioè, nel senso, magari erano anche i giorni prima, perché comunque c'erano tanti impegni, tanta pressione, e magari messo insieme tutte queste cose, l'ultimo giro, nell'ultimo giorno, no, avevo, sì, un calo. Dorothea, tu dici che hai un carattere molto difficile, nel senso che sei testarda e che insomma le cose devono andare secondo il tuo punto di vista, e che sei anche un po' egoista, ma che ci vuole anche un sano egoismo. Mi dici questo tuo cosa significa che sono o che sei una testarda? No, direi, secondo me tutti gli atleti sono un po' egoisti, cioè nel senso bisogna essere un po' egoisti, no? Cioè nel senso l'atleta comunque deve sempre pensare a se stesso, se le cose vanno bene per lui, cioè nel senso lo sport porta a diventare un po' così, no? Secondo me. E essere testarda sicuramente nello sport aiuta, cioè nel senso quando c'è da tirar fuori la grinta nel momento giusto, bisogna essere testardi ovviamente. Quando lotti per qualcosa, più testardo sei, meglio è, no? Per raggiungere gli obiettivi. Però poi ovviamente c'è anche la vita normale, cioè nel senso la vita fuori dallo sport, in cui devi cambiare un attimo, no? Perché se sei così tutto il tempo non va bene. No,
E poi c'è anche comunque il momento dove ti unisci alla tua compagna e ai tuoi compagni del biathlon e fai una staffetta mista, dove comunque poi non sei più solo te, anzi magari ti senti ancora più responsabile di quello che tu fai nei confronti dei tuoi compagni di viaggio in quel momento, o no? Beh, sicuramente quando siamo in staffetta hai più pressioni perché comunque se per caso non va bene la gara che tu stai facendo, influisci magari tutta la gara degli altri, no? Cioè nel senso quando tu fallisci e gli altri vanno bene, cioè non è proprio bello, no? Però questo capita alla fine, le staffette sono un gioco di squadra dove comunque devi concentrarti sulla tua gara perché comunque non puoi pensare agli Certo. altri, no? Però ci sono ovviamente momenti dove magari te sei andato meno bene degli altri, quindi sei un po' deluso magari, però alla fine le staffette si vince e si perde insieme, no? Questo è il gioco, un gioco così, no? Ma tu hai contatti con gli altri super atleti del biathlon? Parlo ovviamente di Martin Fourcade, dei suoi compagni. Vi vedete? Avete dei contatti? O ognuno vive la sua vita e poi ci si vede lì sul campo in quel momento? No, alla fine, beh, alla fine va tutto tramite i social, ce n'è magari su Instagram o così, però non è che ci sentiamo ogni giorno, anzi, ognuno ovviamente ha la sua vita, i suoi impegni, quindi diventa molto difficile anche per dire l'inverno quando siamo in giro, quando c'è tempo si parla ovviamente, però ognuno ha il suo programma, ognuno ha i suoi orari, quindi diventa anche molto difficile, no? Non abbiamo i tempi morti dove stiamo seduti vicino, non so, nello spogliatoio per dire, no? Alla fine Certo. arriviamo, ci alleniamo e andiamo subito in albergo perché ci sono magari il massaggio, eccetera, eccetera, no? Ci sono tante cose da fare. Dorotea, ancora 2 minuti, l'ultima domanda, poi ti lascio. Voglio che tu ti goda il sole del lago di Garda. Tu una volta hai detto: io cerco sempre di curarmi, voglio sentirmi bene e bella quando esco, per risaltare anche la tua femminilità. Adesso tu sei molto giovane, io ho il doppio dei tuoi anni, ma una volta le ragazze che facevano soprattutto atletica leggera, non è che si curassero poi tanto, no? E la trovo molto bella questa spinta alla femminilità, visto che io sono un femminista e reputo che comunque la donna in questa società maschilista abbia ancora così troppo poca importanza. E trovo bello e importante che tu dica questa cosa perché... Cioè, non sei solo una macchina da competizione, sei soprattutto una donna, una bella donna che esalta anche questa femminilità. Ma vuoi dirmi qualcosa in più su questo tuo concetto, che ti piace curarti e sentirti bella? No, beh, alla fine sono cresciuta così, cioè nel senso i miei hanno sempre, già da piccola, hanno sempre cercato di vestirmi bene, che quando esco di casa che sono tutta a posto e quindi mi è rimasto un po'. Poi comunque mi piace, come dicevi, sentirmi bene, quindi vuol dire, sì, abbinata magari anche i colori, per dire durante la gara, gli occhiali, l'orecchino, l'outfit, la stessa cosa vale quando vado a correre, quando vado in bici, quando vado a farmi un bel aperitivo, eccetera. Cioè, nel senso, non è che voglio, però mi viene spontaneo, no? Così. Però Certo. alla fine la donna è cambiata molto in questo, la donna sportiva, no? Perché comunque adesso, magari se penso un po' di anni fa, ognuno si vestiva come, cioè, nel senso, con colori diversi. Adesso si vede che le donne si curano molto di più e cercano di essere tutte a posto con l'outfit. È una bella cosa. Alla fine, se ti dà un po' più di motivazione, ti si fa sentire più sicura di te stesso e più bella, è una bella cosa, secondo me. Certo, hai ragione. E ti rivedremo alla maratona des Dolomites. Allora, tu hai già partecipato alla nostra gara e spero davvero di vederti di nuovo da noi, insomma. Eh sì, quest'anno che ho fatto un po' più di chilometri non c'è, però. Però prossimo anno. Alla fine in quarantena ho fatto un po' di rulli, però dai, prossimo anno ci sarò di nuovo. Il 5 luglio 2021, non dimenticarti perché ti aspettiamo. Va benissimo, grazie.
Adesso ci lasciamo, però ti metto un brano, ti metto una canzone che ti piace molto, che me l'ha suggerita un uccellino, ed è un brano di rivalsa, di autoincoraggiamento. È una canzone che parla e che dice che le cose andranno meglio e che la felicità è sempre dietro l'angolo. Penso che stia molto bene così con quello che è la tua personalità, che è sempre una molto positiva, sorridente e che hai molto da insegnare ai giovani. Quindi, se tu permetti, adesso ti metto Gaia con questa canzone e poi ti lascio e ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi. Ti mando un bacio, un abbraccio e spero di rivederti presto. Va benissimo, grazie, grazie mille, buona giornata. Ciao, Danke, Fagelsko, ciao. Ciao, ciao, grazie. Na copa pop, na balada. Ela não vibra sem o som que não rola na dança. Deixa essa menina solta. É cor de rosa, sorriso e samba. Que quando solta seus olhares, namora teia. Que quando corre, pé descalça. Deixa essa menina solta. Ela joga nas